Il convento di Monforte, così chiamato per il nome che per un certo tempo ebbe l'attuale via Le Piave, fu fondato dopo il definitivo abbandono del convento di San Vittore. I cappuccini acquistarono il terreno in aperta campagna, non lontano dall'antico convento di Porto Orientale, e affidarono il progetto a frate Angelo Osio da Cassano d'Adda. I primi frati vi entrarono nel maggio del 1878. In 20 anni era nato un nuovo quartiere ed esattamente nel 1898 il convento fu tristemente teatro di eventi di rivolte cittadine causate dalla carestia. Ad ordine del comandante Bava Beccaris, il muro del convento venne preso a cannonate. Il bersaglio erano alcuni poveri in attesa della minestra dei frati, che erano stati scambiati per rivoltosi. La nuova chiesa era stata dedicata al Sacro Cuore di Gesù, negli anni in cui era stato esteso a tutta la chiesa il culto al Sacro Cuore e dopo la beatificazione di Margherita Maria Lacocque. Nell'altare maggiore della chiesa neogotica fu commissionata a Raffaele Casnedi una tela che rappresentasse una delle visioni del Sacro Cuore a Santa Margherita Maria Lacocque. È quella del 4 ottobre 1684, in cui apparve anche San Francesco, che Gesù indicò dicendo: «Ecco quel santo che fu più unito al mio cuore, egli sia la tua guida nell'amore verso il mio cuore». In poco tempo la chiesa risultò molto piccola per il nuovo quartiere e la grande devozione. Si progettò quindi un nuovo edificio sacro, secondo le nuove forme del Liberty, di cui si possono ancora ammirare le decorazioni sia in facciata, sia in particolari cappelle all'interno. Il progetto venne firmato dall'ingegner Combi e dell'architetto Paolo Mezzanotte. La chiesa fu conclusa nel 1808. Anche la costruzione di questo convento segue quelle che sono le indicazioni architettoniche dei conventi dei frati cappuccini, quindi con l'apertura di chiostri nei quali si aprono al piano terreno locali di servizio, mentre al piano superiore le celle, cioè le stanze dei frati. È il convento che ospita la curia provinciale dei frati cappuccini della Lombardia. Qui vi è anche l'archivio provinciale e la biblioteca. Secondo la tradizione dei frati cappuccini, che sappiamo essere stati chiamati frati del popolo per la loro attenzione nei confronti delle necessità appunto della popolazione milanese, presso questo convento vi è uno dei centri più importanti di accoglienza, in particolare la mensa di opera San Francesco per i poveri. Tra le varie istituzioni vi è anche l'istituzione culturale del Museo dei Beni Culturali Cappuccini.